Quindi oggi è la quinta prova ed è lunedì 23 luglio. Secondo me lì c'è la luce dall'alto e poi eventualmente la puoi ancora illuminare con quella luce lì. Quindi tu ne hai una davanti, una dietro. Aspetta, fa vedere. Controluce, togliamo quindi la davanti. Ok, ecco, Licia. Con il... che può esserci eventualmente un'ombra sul fondale. Cioè, sarà difficile perché comunque ti arriva sempre un po' dall'alto. Che se noi Licia la vestiamo di bianco. Le raccogliamo i capelli in uno chignon. Potrebbe sembrare un angelo. Tu pensi davvero al bianco? Sì. Penso di sì, adesso anche perché poi il bianco addosso riflette un po' di più. Vabbè, comunque. Ma questo gioco di braccia e tutto funziona se c'è il bianco, perché dicevamo che o devo cambiare. No, funziona. Viene. Mi sono allungato sulla poltrona al comodo suo. Viene a schiacciare un sonnellino sulle mie ginocchia. Ma una compagnia e un conforto. E che col tempo, per quante cure gli fossero usate, se si fosse conteggiato il debito reciproco della gratitudine, sarebbe rimasto lui il creditore. Un amico che non parla e non ride. C'ho anche questo con lui, che gli mi ha fatto fare ammenda di un'ingiustizia. Buono sto cambio, Stelo, teniamo, In quanto avevo imparato da discorsi d'amici. Che rubacchia, fazzoletti e gomitoli. E si lascia inseguire con il furto in bocca. Come per pigliarsi spasso di noi, davanti a un imbuto. Ecco, bassamela ancora un po' quella davanti. Ancora. Basta. Perché t'avevano offeso? Perché riconobbi in te un diseredato della natura. Brutto. Bastardo. Ebbi una gran pietà di te. Perché t'avevano offeso. Fuorché nella mia casa. Cominciai a pigliarti in braccio.